nuovi spazi educativi e una riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio scolastico. Sono queste solo alcune delle tematiche affrontate alla manifestazione Scuola Innova, primo forum sull'edilizia scolastica sostenibile, in programma oggi a Palazzo Rospigliosi, a Roma. L'evento, organizzato da Legambiente, dall'editoriale La Nuova Ecologia e da Kyoto Club, nasce di fatto con l'obiettivo di far confrontare, proprio intorno alla grande sfida della riqualificazione ambientale del patrimonio edilizio scolastico, mondi ed esperienze diverse, istituzioni locali e nazionali, imprese e progettisti, mondo dell'educazione e associazioni, per ragionare di futuro. All'incontro, tra gli altri, era presente anche il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, che interverrà per proporre alcune riflessioni sul percorso di realizzazione del nuovo edificio scolastico di via Kennedy. Il discorso del primo cittadino si inserirà infatti nella terza sessione del forum in programma nel pomeriggio, in cui si parlerà della qualità della nuova edilizia scolastica e di alcuni risultati di successo conseguiti da diversi istituti, proprio come quello Saprese, prima demolito e poi ricostruito. Del Medico quindi illustrerà le ragioni dell'abbattimento dell'edificio ed evidenzierà nella sua relazione una nuova idea di ambiente sociale per la comunità scolastica. Intanto ecco che cosa ha riferito alla stampa in merito alla prima sessione del forum. Sono stati presentati i primi dati sul piano di investimento sull'edilizia scolastica del governo Renzi. Una valutazione positiva in termini di investimenti, non altrettanto positiva in termini di attuazione, perché ancora c'è un po' di ritardo nella spesa. Ovviamente verranno mantenute alte ancora le previsioni anche per le prossime programmazioni, una forte sinergia con ANCI e con la struttura di missioni del governo. Si spinge molto per interventi di sostituzione edilizia e quindi evitando la ristrutturazione ritenuta onerosa e non efficiente, e nello stesso tempo ovviamente grande riconoscimento per l'impegno fatto da parte di quelle amministrazioni che sono riuscite a completare gli interventi e a rendere immediatamente spesa le risorse stanziate.